Everybody was kung fu fighting. Allora, in primis buonasera a tutti, vi ringrazio principalmente per la visita su YouTube e mi preparo a presentare questo nuovo programma che stiamo realizzando relativamente con il nostro blog, relativamente al mondo SEO e al mondo del web marketing. Mi sembra doveroso presentarmi, io sono Perimato, attualmente gestisco, oltre allo sviluppo web, alla grafica, di cui comunque mi appassiono, anche il SEO e sto cercando di approfondire questo argomento in generale. Oggi, visto che ho deciso di realizzare questa rubrica in modo tale da poter offrire un duplice servizio, in primis un interscambio di conoscenze fra noi del campo, o meglio, chi sta cercando di approfondire l'argomento, e in secondo piano per chi comunque vuole approfondire il discorso SEO dall'inizio. Iniziamo dalle basi, io oggi volevo chiaramente cominciare con, innanzitutto, col concetto base, ovvero che cosa sarebbe il SEO. Il SEO non è altro che una strategia, cioè un insieme di comportamenti che portano a migliorare notevolmente, in maniera diciamo radicale, la vista da parte di Google del proprio sito internet. Quindi sono tutte quelle tecniche, in poche parole, che permettono di ottimizzare, e non di poco, la propria posizione sul web. Chiaramente il nostro scopo, tutto lo scopo che ha un buon SEO, diciamo, è quello di portare le pagine con contenuti rilevanti in prima pagina e dare la possibilità all'utente di trovare ciò che vuole. Niente di più, niente di meno. A livello di acronimo, SEO sta per Search Engine Optimization, ovvero ottimizzazione per i motori di ricerca. Questo è quanto. Il SEO fa parte della grande categoria del SEM, che sarebbe comunque il Search Engine Marketing, ovvero tutte quelle strategie che permettono di poter fare business a livello di new generation con il web. Però anche questo chiaramente è un argomento molto più vasto. Oggi, come primo argomento di questa nostra nuova rubrica, parliamo direttamente del tag title. Il tag title è, come tutti conoscono, almeno un webmaster conosce, a livello di tag HTML, è il tag primario, quello che comunque dà il nome alla pagina. Tuttavia, questo elemento, oggi come oggi, svolge un duplice lavoro, perché in prima battuta permette sì di dare un nome alla pagina, ma anche di essere estremamente visibile sia all'utente che comunque vede la pagina web, ha bisogno di un input per poter visitare il proprio sito anziché qualcun altro, ed è estremamente appetibile ai motori di ricerca. Quindi diciamo che un title tag ben studiato è sicuramente già un inizio, o meglio un prologo a livello di SEM eccezionale. Iniziamo subito a vederlo assieme con un esempio pratico. Ok, innanzitutto buonasera a tutti da seojudo.it, io sono Dario Amato, mi accingo dunque a fare una registrazione, o meglio una video lezione, relativamente al title tag, come ampiamente descritto in fase di introduzione di questa prima puntata. Allora, per chi non lo sapesse, il title tag è il tag che si trova qua sopra, io lo sto appena visualizzando. In questo caso si chiama ottimizzare il title tag tecniche avanzate di SEO blog. Il title tag è l'elemento più importante di una pagina web di qualità, come permettono anche loro stessi. Per chi si avvicina al SEO per la prima volta, posso subito dirvi che il title tag è sicuramente un modo per riuscire in qualche modo a innanzitutto dare un buon segnale positivo a chi ci sta visitando, perché faccio un esempio pratico. Ora, pigliamo un esempio a parte. Proviamo a scrivere eventi a Palermo. Ok, io ho digitato eventi a Palermo, che fai stasera? Visita il calendario degli eventi a Palermo, va bene. Ora, questo è il title tag che spunta praticamente una volta che noi effettuiamo le ricerche. Quello che noi possiamo notare è che di questi elementi a Palermo veramente pochi tag sono ben ottimizzati. Il title tag, come possiamo ben capire, formato da circa poco meno di 80 caratteri per poter avere un title tag che non sia in qualche modo limitato, deve essere una presentazione efficace del nostro sito. Ad esempio questo dice: idee, eventi, personaggi e tendenze che muovono la Sicilia, Balarm. Un description tag, quello qua sotto, assolutamente poco ottimizzato, però tuttavia non introducono che il sito stesso, visto che su internet girano un sacco di blog, il sito stesso comunque parla di eventi o creazione di eventi a Palermo.
Quindi un buon title tag, voglio arrivare al punto che un buon title tag deve essere sicuramente ottimizzato per far capire all'utente che ha trovato ciò che cerca. Faccio un esempio pratico con un mio cliente. Stop debiti. La soluzione di tutti i debiti estinguili per sempre con noi. Sicuramente un title tag di questa presentazione ci permette di capire subito dove vogliamo arrivare, perché se io sleggo la soluzione di tutti i debiti vuol dire che sto cercando un modo per, se io sono una persona indebitata, sto cercando un modo per estinguerli. Al di là che ho digitato il nome del brand stesso dell'azienda. Però un title tag del genere, a seconda come viene posizionata, mettiamo caso io avessi cercato la parola estinguere un debito e mi fosse spuntato un title tag del genere, sicuramente sarebbe stato molto efficace, mi avrebbe sicuramente permesso di entrare dentro perché è quello che io sto cercando, vi è una correlazione di interesse 1 a 1. Io 1 perché sto cercando, 1 perché ho trovato la soluzione. Analizziamo adesso il title tag per avere la possibilità di capire a quanto devo scrivere il mio title tag per essere efficace. Allora, io questo title tag l'ho praticamente con gli spazi inclusi, sono 64 caratteri. Seguendo questo articolo, sempre di tecniche avanzate, di SEO blog, come si chiama questo sito? No, di mauriziopetrone.com. Allora, lui fa presente in questo articolo che vi consiglio assolutamente di leggere, dove comunque si parla in maniera più efficace di title tag e di come poter implicare il suo utilizzo per riuscire stimolare la nostra clientela nel entrare nel nostro sito. Allora, lui riporta innanzitutto degli esempi di title tag per essere ottimizzati, parlando anche del length limit. Il length limit praticamente è quel limite che viene imposto a Google, circa di 80 caratteri, che praticamente a quel punto Google tronca il titolo, spuntando questi classici puntini qui. Questo potrebbe anche implicare un taglio se comunque il length limit non viene impostato in maniera corretta e non vi è comunque un'impostazione oculata del title tag, potrebbe troncare il titolo e quindi poter automaticamente dare un senso non compiuto al title stesso, perdendo la sua efficacia, perché il title tag, ripeto, serve esattamente per poter indicare alla persona che ha trovato ciò che gli serve. È, diciamo, il nostro biglietto da visita assieme al description tag che analizzeremo dopo. Or dunque, la lunghezza del title tag entro un limite di caratteri. Il limite di caratteri dovrebbe essere intorno ai 60-80. Vediamo subito. Io vi consiglio questo range, massimo 70. Ok, assumiamo che oggi il motore di ricerca di title tag a partire dalla parola che comincia oltre il 60° carattere. Perfetto. Allora, qui non viene indicato, ma vi posso dire subito, almeno a prima vista non viene indicato, posso dirvi immediatamente che per utilizzare un title tag efficace che eviti che vi sia un taglio netto, la cosa migliore da fare restare intorno agli 80 caratteri massimi, quindi ottimizzato un title tag che rientri negli 80 caratteri. Vi consiglio anche di leggere questi altri link, ottimizzazione title tag efficaci, consiglio sull'utilizzo dei title tag, assolutamente consigliati da leggere. Vi è anche comunque all'interno dell'articolo un piccolo espediente per i simboli grafici. Visto che nel title tag, tutti i title tag, come vedete, sono uguali, di per sé pochi attirano realmente l'attenzione, includere un elemento visivo che vi permetta ad esempio di avere questo simbolo qui nel title tag, sicuramente vi permette di avere il cosiddetto colpo d'occhio che permette all'utente di dare maggiori priorità anche visiva al vostro sito, perché comunque è un simbolo che trascende dagli altri. Detto questo, vi esorto a dare un'occhiata relativamente anche al left limit, come ho già detto, e prendere nota degli showcase indicati nell'articolo.
Io vi ringrazio dunque per la visita. Passiamo immediatamente a parlare a questo punto dei description tag, ovvero la parte di sotto che compare quando utilizziamo la SERP e facciamo una ricerca. Per intenderci, questo qui.